Signor, hai tu timor, signore? Se vino la porta del ieri ad aprire, io che ricordo in cerca di te. Benedetto sia il paravento. Tutti i personaggi piombano nella sala comune, chiamati dal baccano e dalla opportunità di alcuni colpi di scena. Milord troverà poco smart che l'albergatore si mostri in tenuta così negletta. Matteo, che ha il chiodo di far sposare la figlia da un agrario, si sdegna di ritrovarla con l'immancabile Lorenzo. Tornata la calma, uno strano senso aleggia nell'ambiente. Non pare più di essere solo. I due uomini improvvisano una furtiva spedizione contro l'invisibile. Avanzano quatti quatti verso la misteriosa sorgente del rumore. Chi va? Non parlate. Gelosia, cattiva consigliera. Nel marchese i due uomini non intuiscono il brigante, temono soltanto il seduttore. Si fa saper almeno di notte fai la sardina. Dare ragione alla gelosia dei forsennati è per Fra Diavolo l'unica via di scampo. Dirà a Milord che sua moglie ci sta e gli mostrerà un medaglione rimastogli della re furtiva, spacciandolo per un segno datogli da Milady. Di vostra moglie ver, mi vince la beltà, pegno di sua portanza, le figlie sua mi die. Accoglia ladri, quando vorrete, or basta. E con Lorenzo il macchiavellico bandito userà la stessa tattica. Sì, era lì per Zerlina. Se tu me lo richiedi, sì, io stava là. Qui venni per Zerlina. Anche noi intendi, io suppongo. Tradita tanta lei, soffrire non lo so. Quando un grande monte, intendo, e ben, solo, a settore, a piede in colle, meglio di dato, guardo deve. Fatto. Gli altri due si sentono il mal di capo per le appendici ramose che vi sono spuntate. Milady ora giocherà di orgoglio e la povera Zerlina pagherà. Fiori è questa la bella festa, giorno di nozze. Ci sarà da bere per tutti e pagherà Matteo. Felice che Lorenzo non voglia più saperne di Zerlina, la quale per ripicco si lascerà impalmare dall'agrario. Ma da dove sono risbucati questi due? Sono venuti a prendere un foglio del capitano nel solito luogo convenuto. Però questi briganti grafomani. I due briganti riconosceranno in Zerlina la ragazza veduta nell'intimità la notte precedente. E lei, la giovine fanciulletta, che fusse in lungo tempo chiusa la toletta. E si crede assai bella, te ne so fieri. Fanciulla originale, grazie al cielo, fino.
udire le parole che credeva aver confidato solo ai silenzi notturni, Serlina ricostruisce in un lampo l'equivoco fatale. Mette al corrente Lorenzo, il quale non domanda che di poter credere ai propri orecchi. E stavolta, senza tante battute, cattura i due luogotenenti del bandito. Tu ne conosci capo, osserva ben, senza aver un timor, sarebbe un dico stor. Ecco delle armi ed ecco anche un biglietto, che tu trovati in tasca loro, leggiamo. Come prevedevamo, la grafomania doveva riuscire fatale a Fra Diavolo. Il suo messaggio non era davvero cifrato. Con bonapartesca rapidità, Lorenzo ha imbastito il suo piano. Farà svuotare la piazza, manderà un carabiniere a suonare la campana, disporrà uno dei banditi ad agitare il bianco richiamo trasformatosi nell'esca della trappola. Gli altri appiattati guarderanno a vista il furfante approfittando dell'attesa per pregare il giusto cielo che loro accordi il suo favore. Quell'uomo dal fiero aspetto scende verso la trappola e di velluto indosso ricchissimo un mantello. I rinanti pochi ha senza timor di chi si mi forte. Sì, sì, mio capitano. Al fin